mio rifugio. Confido. Alzerà, solleverà sua lida qui là e tingerà vezza del mar come il sole, così nelle sue mani vivrai. Troverai. Eccoci qui, brava gente, come va? Sua lida aquila ti reggerà sulla brezza dell'alba come il sole. Eccoci qua, brava gente. Che si dice allora, Che si dice? Tutto a posto? Andiamo avanti? E allora con la nostra bussola, brava gente, ci mettiamo in ascolto di quella parola che ci dona tanta forza, E mi raccomando, in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Ciremo? Eccolo qua, vediamo qua, forse ci dobbiamo spostare allora, Vediamo, sì, abbiamo accesa la lucettina, vediamo un po', Vediamo un po', piano piano, Ho fatto un po' di capricci stasera la linea. Se la vostra giustizia davanti agli uomini siete attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti in segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare, stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto. Eh sì, se mi sposto cade la linea, allora devo rimanere qui. E continua questo Vangelo, brava gente. E quando digiunate non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Bellissima questa pagina di Vangelo, brava gente, molto forte, e credo che ci troviamo di fronte ad una pagina che ci invita a chiedere, a porci una grande domanda: perché facciamo le cose? Per chi le facciamo, brava gente? Noi cristiani, eccoci qua, 15. Gesù sta scardinando, come abbiamo ricordato in queste sere, i principi del tempo, i punti fermi della cultura dell'epoca. Ci pone una grande questione: com'era e com'è il nostro rapporto con il prossimo? Amico, nemico, diverso, simile? Un aspetto che torna anche oggi: e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Ci troviamo nuovamente davanti alla consapevolezza che Dio è Padre, e come ogni buon genitore
non è differente al grido del figlio, al grido dell'uomo, chiunque esso sia, perché non c'è angolo del mondo che non possa sperimentare la paternità di Dio. C'è poi un secondo aspetto. Quando pregate, non siate simili agli ipocriti. Ipocrita, dal greco, ipocrites, significa attore, simulatore. Per contrappasso, Dante nella Divina Commedia fa indossare agli ipocriti un pesante mantello con tanto di cappuccio, dorato fuori e rivestito di piombo all'interno. Una veste pesante che provoca dolore e ne rende il passo lentissimo. Il Signore ci vuole veri, dentro e fuori, brava gente. Desidera per noi e da noi un'esistenza compatta e coerente. Non ci vuole divisi in mille frammenti, ma uniti in tutt'uno, in un tutt'uno, esternamente e interiormente. Vedete, questa è anche una grande lezione di pedagogia, di psicologia. Essere uniti dentro, perché a volte si corre il rischio di essere spaccati dentro, cioè fare una cosa fuori ma dentro pensarne un'altra, fare una cosa dentro ma fuori farne un'altra. Si tratta della fedeltà alla propria vocazione, alla nostra vocazione di cristiani, di figli di Dio. Anche Francesco, attraverso un'affermazione latina nella regola non bollata, invita a stare attenti, dice così, sentite quanto è forte questa: omnes ergo frates caveamus ab, caveamus, generalmente si mette, i romani mettevano cavem canem, vi ricordate, no? Attenti al cane, no? E qui questo omnes ergo frates, dunque i frati stiano attenti a, tutti i frati stiano attenti, si guardino da, proprio da questa ipocrisia, brava gente, da questa, se volete, lacerazione. Esorta a porre attenzione alla subdola malizia di Satana, una delle quali è proprio l'ipocrisia, e a far sì che la nostra scelta di cristiani diventi il criterio coerente delle altre che si susseguono. Il nostro sì al Signore è un vendersi all'ingrosso, ma noi ci doniamo tutto, all'ingrosso, cioè tutto, Invece il Signore procede un po' al dettaglio, nelle piccole scelte, ci verifica, ci purifica. Ogni giorno Dio compra questo nostro sì, nelle piccole cose, nei gesti semplici, nella ferialità di una vita che lentamente si consuma per Dio e per l'uomo. Fedeltà alla propria vocazione significa essere chiamati a scegliere secondo la vocazione. Se uno è un papà, sceglie secondo la sua logica di padre. Se uno è madre, sceglie secondo la sua logica di madre. Se uno è ragazzo, ecco, sceglie secondo la sua logica di ragazzo. Cioè, c'è davvero una fedeltà che è compatta, tiene unita la persona, brava gente. Fedeltà alla propria vocazione significa proprio scegliere. Se io sono frate, scelgo da frate. Se uno è politico, sceglie da politico, no? Cioè, con la coerenza. Educatori saggi e intelligenti che rendono materiale prezioso anche l'incoerenza. Cioè, guardare anche l'incoerenza nostra per sceglierla, nel senso, e farla diventare coerenza, è una grande occasione che noi abbiamo ogni giorno. Perciò non ci dobbiamo scoraggiare, brava gente. Non ci dobbiamo scoraggiare, Lo ripeto? Non ci dobbiamo scoraggiare, Educatori saggi e intelligenti che rendono materiale prezioso anche l'incoerenza, perché i gesti non veri, i gesti solo apparenti, i gesti del fare per esibire possono diventare il cantiere della nostra vita e farci rimodulare le motivazioni profonde, brava gente, le motivazioni profonde. E questa è una cosa straordinaria,
Io ricordo quando l'Assisiate ha scritto ad Antonio, che gli fa rimodulare le sue. Ieri abbiamo citato quella lettera di l'altro ieri, quella lettera di Sant'Antonio a San Francesco e viceversa la risposta di Francesco ad Antonio. Cioè rimodulare, cioè stai attento ad avere bene la gerarchia dei valori. Sono contento che tu fai questo, purché questo non estingua il tuo rapporto con Dio. È straordinario, no? Era il permesso ad insegnare. Mi raccomando, allora, brava gente, mi raccomando, eh. Mi sa che mi sono perso. Ah no, eccolo qua, brava gente, eccolo qua. La domanda che ritorna indirettamente e che il Signore ci pone è per chi sto facendo le cose. Il Vangelo di oggi pone davvero con chiarezza questa grande domanda. Per chi fai le cose? Per chi faccio le cose? Per chi faccio le cose? È bellissima questa domanda. La dobbiamo far diventare un po' quando dobbiamo preparare qualcosa, dobbiamo fare qualcosa, ma per chi lo sto facendo? Per chi lo sto facendo, brava gente? Viene in mente la denuncia chiara e forte di un uomo che prima di incontrare Papa Francesco era estremamente pessimista. Parlo di un grande laico, di Eugenio Scalfari, che così scriveva: sento parlare di bisogni primari e li sento elencare, cibo, sesso, vesti, riparo, ma niente più sbagliato di un elenco del genere. Il solo unico bisogno primario è quello di autoammirarsi. Esso per di più non si sazia mai, né si estingue, neppure per un attimo. Noi non sappiamo, anzi neghiamo che esso sia all'origine di tutte le passioni, gli amori, gli odi che albergano nell'animo nostro e perfino di quello che chiamiamo il sentimento morale. E lui dice che all'inizio di tutto ci sta solo questo io e che noi facciamo tutto per questo io, no? Cioè solo per noi stessi. E invece, dopo aver incontrato Papa Francesco, Eugenio Scalfari capisce che ci sono dei motivi. Non c'è solo il nostro io, ma c'è la scelta della vita che tu fai e agisci per quella scelta. Chi si sposa, no, agisce per quella promessa, per quella fedeltà al matrimonio. Andiamo avanti, brava gente, e lavoriamo su noi stessi e sui motivi del nostro vivere, eh? Andiamo avanti e lavoriamo sul cantiere della nostra vita. O come diceva Papa Benedetto, sulla vigna, nella vigna che ci è stata affidata. La prima vigna è il terreno, è questo, no? È questa carne qui, è il terreno della nostra vita, brava gente. Va bene? Forti? Andiamo avanti? Se mi dimentico qualcosa, ricordatemelo. Se mi volete dare qualche consiglio, scrivetemi, eh? Enzo chiocciola buongiornobravagente.it. Enzo chiocciola buongiornobravagente.it. Enzo chiocciola buongiornobravagente.it. Mi raccomando, e continuiamo questa grande gara di solidarietà, l'SMS solidale. Condividetelo sempre, 45515. Lo facciamo dopo la diretta, eh? Siamo più di, insomma, quasi 2000, quindi sono 2000 SMS che partono stasera, per i poveri, brava gente, per i poveri. Poi se qualcuno vuol fare qualcosa in più, mi scriva e gli do un po' tutte le coordinate, c'è anche il sito con il cuore dove trovate tutto, ok? Vi ripeto la mia email, Enzo chiocciola buongiornobravagente.it. Vi piace questa email, sì o no? Sì o no? Sì? Ti piace? Va bene? Dopodomani sarò ad Arona, sul lago di Garda, alle 5, no, alle 10, alle 18 mi pare, o alle 5, insomma, vedete il programma, sul lago di Garda, ad Arona, con Noa, per parlare di pace. Sarà un dibattito molto importante, so che ci saranno migliaia di persone, a cui chiederò poi di fare anche l'SMS solidale, eh? Anzi, faccio gli auguri ad Antonio Francese, oggi abbiamo fatto il suo matrimonio,
Mi raccomando, a tutti i tuoi invitati, Antonio, fai fare l'SMS prima di tornare a casa, ok? Vado ai saluti, brava gente, vado lì, sperando che non... Ce l'ho lì, il fogliettino, non cade, non cade, non cade, vediamo? Non casca, dai, così faccio vedere un po' di panorama, vediamo un po' se resiste, resiste, sì? Resiste? Resiste, resiste, dai. No, è un momentino, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Mi raccomando, se mi dimentico qualcosa continuate a scrivere, no? Enzo Chiocciola, buongiornobravagente.it, eh? Eccoci qua, ci siamo, dai. Lucia vorrebbe gli auguri per l'onomastico del figlio Antonio, che è stato l'altro ieri. Ogni bene, Antonio, forte, E qua me l'ero dimenticato e l'abbiamo ripreso, Poi Sofia vorrebbe un saluto e una preghiera per la zia Nella, sicuramente, ogni bene, Ivana ci scrive addirittura dall'Ucraina, da Leopoli, vorrebbe gli auguri per la nipotina Zlata, 5 anni compiuti ieri, ecco, che la pace possa regnare nella vostra nazione, anzi stasera facciamo una preghiera insieme, che il Signore benediciamo insieme questa terra. In questo attimo di silenzio, Forti, forti cari ucraini, Forti cari ucraini, Marilena e Giuliano vorrebbero gli auguri e una benedizione per i loro 25 anni di matrimonio. Ogni bene, Giovanna vorrebbe gli auguri e una preghiera per i 36 anni della figlia. Coraggio, forte, forte. Milena vorrebbe gli auguri per i 18 anni di matrimonio di Stefania, la figlia, con Giuseppe, sicuramente, eccoci qua, Andiamo avanti, brava gente, poi Sandra, grazie, vi scrivo perché molti state chiedendo il foulard, vi do le indicazioni, voi scrivetemi su enzo@buongiornobravagente.it, e forti, 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 ok? Forti, forti, E San Francesco vi benedica e vi sostenga, brava gente.